E quindi entriamo a far parte di quest'altra sala. Guardate che effetto straordinario. Bellissimo, sta cosa. Troppo non si può scendere. Dando l'effetto, sembra un quadro, ma in fin dei conti non lo è. Incredibile. Mamma mia, sembra il centro della Terra. Guardate un'altra mostra, Palenzi, vediamo un po' che cosa fa vedere. Allora ragazzi, questa è la collezione Palenzi. Ci soffermiamo troppo, no? Raffaello, il bronzo. Non so che cos'è, Antonio Borrelli, trofeo. Adesso quadrino, quanto è bello! Tanto che mi fa una fotografia, cazzo! Bello! Giuseppe Andrea Puccinello. Si diventa sempre più interessante. Adesso andremo a visitare l'ultima sala e poi andarcene e magari andiamo a visitare il Palazzo Reale. Ragazzi, quindi ci spostiamo qua nell'ultima sala e quindi andremo a vedere la sala dei baroni e la torre. Voilà. Poi al limite dopo ci andiamo a spostare e a vedere il Palazzo Reale. A più tardi. Qui si gode anche di una bella vista. Bello, eh? Allora andiamo a vedere, non so questa che sala è, che non c'è scritto praticamente niente. Andiamo in quest'altra sala qui a fianco. Ragazzi, colpo d'occhio garantito. Che bello. Ah, questa è la sala dei baroni o la torre. Forse diciamo nell'antichità riservato stampa, quindi può darsi pure che fanno dei servizi stampa qui, però all'epoca può darsi pure che era una specie di tribunale, qualcosa del genere. Non c'è la notizia? Sì, adesso ve lo faccio sapere. Allora ragazzi, guardate la bellissima forma ottagonale che c'ha, bello, che capolavoro. Allora, quindi facile che serviva per tipo come un tribunale, voilà. Molto bello, bella, 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 bella. La sala più, diciamo, più rappresentativa del castello. Allora, adesso facciamo così, ci spostiamo. Andiamo a vedere il Palazzo Reale di Napoli, che è a pochi metri da qui. A più tardi, sotto le garage, male viaggi. Ragazzi, allora ci spostiamo per andare a visitare il Palazzo Reale. Il Palazzo Reale, la visita inizia proprio dalla parte di Piazza del Plebiscito e questo rappresenterebbe questo palazzo rosso. Quindi
ci rechiamo proprio al Palazzo Reale, quindi a più tardi tutte le garage Mare Viaggi, perché incomincia anche a piovere. Allora ragazzi, questo qua è il Teatro San Carlo, che è praticamente visitabile. Prezzi non sono cari qua per quanto riguarda i prezzi dei musei, e quindi adesso vi faccio vedere questo video in cui andremo a vedere praticamente il Teatro San Carlo all'interno. Allora, là è la famosissima piazza del Plebiscito, e davanti alla piazza del Plebiscito c'è il bellissimo Palazzo Reale, che è assolutamente da non perdere. Quello che dispiace, che mi dispiace molto, è che noi non siamo andati a vedere nei particolari le illuminazioni di Natale di quest'anno per quanto riguarda Napoli, ed è una cosa che mi dispiace molto, perché le decorazioni sono state veramente gradevoli, molto simpatiche, con questi alberi enormi un po' per tutte le piazze e addobbi natalizi un po' per tutte le strade. Queste palle di Natale sono veramente straordinarie. Guardate Piazza del Plebiscito, immaginate la sera quanto sia bello vedere queste palle di Natale illuminate, e questo albero gigante bellissimo, un po' come l'albero che hanno fatto alla Défense a Parigi. Quindi guardate che bellissime decorazioni natalizie. Purtroppo non ve le ho fatte vedere per una questione di tempo, ed è una cosa che mi è dispiaciuto veramente molto, che oggi comunque è l'ultima giornata, alle 6 si riparte per Parigi. E questo qui, quindi questa è Piazza del Plebiscito, come appunto vedete, e questo qua è il Palazzo Reale. Adesso entreremo per andare a visitare il Palazzo Reale.